Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Androlink e bentornati su Yo-Kai Watch Jam. Nello scorso episodio abbiamo finalmente sconfitto Masera Bolt ed oggi tocca affrontare la sua seconda forma, Masera Titan. È strano che ce la faccia affrontare su di un meteorite, mi sembra, ma ehi, va bene così, almeno abbiamo potuto ricaricare i nostri personaggi e tutto il resto. E penso che userò proprio Earthwalker Noah come Onryo, perché Shikokumaru è troppo fisico. È un attaccante fisico, quindi deve andare a contatto con l'avversario. E da quello che ho visto, Masera Titan, beh, come dice il nome, è enorme. E non conviene starti troppo vicino, secondo me. Elma ci chiede se vogliamo prima tornare sulla Terra oppure andare direttamente alla battaglia oppure aspettare un attimino. Io direi di andare direttamente alla battaglia. Se la perdiamo, ripartiamo da qui, credo, oppure sulla terra, non importa. Eccolo là. Mamma mia, tremendo. Per affrontarlo dovrebbe servirci qualcosa di simile a Gekuger Y, visto che è enorme. Ma il Gekuger Y è rimasto sulla terra e non possiamo portarlo nello spazio. E quindi come facciamo? Ah, il Gekkoger Enma. Fighissimo, ok. Il Gekkoger Enma è un robot che ha 500 volte la forza del Gekkoger Y. È ovviamente basato su di Enma. Va bene, l'ha progettato lui probabilmente. Però non è pronto. Ah no, Erra dice che ce lo porta senza problemi. Posto allora. Ragazzi, voi non avete idea di quanto io mi sia allenato con le lotte col robot. Quindi penso che se questa la facciamo col Gekkoger sarà una stupidaggine. Gakkoga Emma! Perfetto allora. Ma che figata! Sì, allora con. Ma sarà una cazzata allora! Io chissà che mi pensavo che era! Va benissimo, sarà facile! Allora, devo un attimino vedere come attacca. Ok. Aia, ok. Emma ci vuole un po' a preparare l'attacco. Fuoco, perfetto. Hoppla. Cavolo, questo dura! Va bene, va bene. Ah, cavoli, non è come l'altro allora. Va bene, va bene. Quell'attacco, questo dura proprio. Fa male per tutta la durata. Va bene, ho capito. Ah, sì, è doppio, giusto. Accidenti. Ok, eccolo ora. Bene. Cavolo! Ok, ho capito come attacca. Va bene. 1, 2, 3 e 4. Sì, potete anche contare volendo. Io conto, per esempio. In genere conto con la mente, ma a volte contare a voce alta può aiutare. Ok. Sbrettata di fuoco. Pararsi. Ah, cavolo, ho sbagliato attacco pro. Ok. Ora. Ok, non ha preso. Non so perché. Bene, è una. Vinciamo anche la seconda e a posto. Sì, dovevo solo capire il pattern di attacchi che fa e via. Ma se tutta così era la lotta è super facile. In effetti pensavo che ci volesse qualcosa di diverso per attaccarlo, voglio dire. Come potevamo combatterlo con noi piccolini? Ok. Posso anche prendermela comoda la lotta volendo, eh. Senza per forza usare gli attacchi speciali, voglio dire, questi così. Ok. Però, se voglio. Ok, sopra. Ok.
E sotto, la schiacciata sopra sotto. Oddio, qual, cos'è, qual, di quale anime era? Vai, eh sì, incrocio di spade. Ah! Non fa troppo male però, eh. Cioè, ragazzi, non fa male quasi per niente. Ho visto di peggio. No, per... ah, non è carico. Come non è carico? Ehi. Perché non è carico? Scusami, se ti attacco. Non potevo non finire con la sua mossa peculiare. YMC. No, non è YMC, è una Y semplicissima. Ma se è tutto qui, ragazzi, l'avrei fatto anche nell'episodio precedente. Voglio dire, ora... boh, così facile? Ok. 92.000 punti esperienza così, a caso. Cioè, qui ti fai un livello solo con una lotta. Possiamo rifarla, per favore? Voglio farne altre 10. Ma è ancora in piedi? Energy. Ah, ma quindi l'abbiamo debilitato un pochettino? Vabbè, allora. Ma scusami, se... vabbè, lasciamo perdere, combattiamo. Ah, ok, si presenta lui Ranto perché, essendo rappresentante della Terra, lui si è autoproclamato difensore della Terra. E poi arriviamo noi, ovviamente. Superman Landing. Grande Fubuki. Io poi avrei cambiato l'abito ai personaggi, solo che quando ci sono queste scene non lo registra. Eppure è probabile che abbiano usato modelli diversi per le cinematic, il che è un po' strano. Cioè, quale gioco lo fa questo? Ok, anche loro due fanno il loro discorsetto. E poi arriva Jinpei. Perché lei non si sente, stranamente. Certo che voi terrestri siete proprio rumorosi. Ah. Ok, praticamente ha un'energia paragonabile a quella del Big Bang. What? Ok, lui voleva una forma che rispecchiasse la disperazione. Quindi ha scelto questo essere. Ma voglio farvi un piccolo regalo, rifatevi gli occhi. Cosa? Black Hole? Ah, ok. Ah, quindi lui è diventato praticamente... ha assorbito l'energia del buco nero. Ed è diventato quel coso. È ancora più forte di prima. Ora dobbiamo affrontarlo. Prima con il Gekuger Emma era solo per introdurlo. Vai, l'abbiamo debilitato col Gekuger Emma. Oh, aspettate però che assorbo il buco nero e divento ancora più forte. Forza, ragazzi! Facciamoci sotto! Che poi, ragazzi, 92.000 punti di prima praticamente sono un livello. 92.000 punti sono... no, due livelli, veramente. Infatti con Jinpei sto al 350. Perché se noi andiamo a vedere i personaggi abbiamo... ecco, 42.000 di media di punti per salire di livello. 42-43.000. Quindi sono, 86.000 punti per salire di livello. Ma stupido io che pensavo che ci volesse solo il Gekuger Emma. Ma magari fosse così. Magari. Eccoli qua, infatti ho cambiato abito, ma l'avete visto anche nello scorso episodio, se l'avete visto. Mazera Titan! Abbiamo subito trasformazione, ovviamente. Loro menano, io sto qui tranquillo. Ok, carica subito l'attacco poderoso. Come funziona? Ah! Oh, quindi l'attacco più forte è così? Sì, però stai attento, non ti puoi andare in mezzo al fuoco, eh. Non ero mai vicino. Che cagata che ho fatto, mamma mia. Che cosa ho combinato? Mi curo? Ah, mi curo anche di un bel po'. Non l'avevo... no, oh no. No, perché l'ho fatto? Ma perché l'ho fatto? Sì, però. Certo. Toh, ti sparo. Ah, ok, non mi ha preso. Toh.
Toh, vai così, vai. Mangiati un po' di note. Il flauto. Il flauto magico. Ta 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 ta. Ah, si è rianimato da solo? Oh, ti trasformi? Dai. Però ragazzi, però è non male. Lì perché sono stato stupido io che sono andato a sbattere contro quel coso che ha fatto. Ho fatto proprio una stupidaggine. Vabbè, però. E allora, fatelo dire, sei un pezzettin di bosco. Toh. Mangiati questi. Oi, ok. Scappa. Mi curo. E scappo. Devo prendere bene il timing. Ok, non fa molto male. Ma se ci prendessi bene il timing, potrei anche non farmi nulla. Oh, sì, ah no, pensavo che si fosse un attimo bloccato. Peccato. Sì, vabbè. Come l'ho evitato? No, cosa sono bruciato? Ma ti pozza. Ma ti pare, tu dimmi se può essere così, Andre Link. Può essere Andre Link così. Aspetta un po'. No, mi colpisce comunque il fuoco, ma non mi brucia. Però, Mazera. Cioè, lascia che te lo dica, Mazera. Lo sei un po', lo sei. Un pezzettino. Lo sei un po' pezzettino, Mazera? Bisogna stargli molto lontani a questo, no? Non lontanini. Lontani. Toh, mangiati il flauto. Oh! Bomba! Bomba, ragazzi! Bentornati di nuovo, what a task! No, non facciamo freebooting a gratis. Ti prendo la coda. Ma la coda dovrebbe essere tipo il punto debole, no? Perché non ti faccio niente? Scusami. No. Liscio. Di proprio poco, eh. Oh, cavoli, che paura. Eccoci questo. Ragazzi, stavolta proprio non a chiappe strette. Serrate proprio. Evitato, Mazera! Mangiati questo, Mazera! Oh, si è solo potenziato, però ha fatto anche l'onda d'urto, ha fatto. No! Amone fa due, perché è fin di vita. Ah! Però così è meglio, scusami. Ma vabbè, stavo a fare l'attacco, scusami. Ok, siamo un po' debolucci, ci vorrebbe un livello più alto. Ok, sì, ci vuole un livello più alto, mi sa. Lascia che mi curi un attimino e poi dopo ti vengo a pistare. Bene. Ci vuole un livello più alto, sì. Non è fattibile con un livello così base. Basso. O meglio, sarebbe anche fattibile, però. Ah no, effettivamente devo prenderlo. Però, devo prenderlo nel momento giusto, non nel momento che vuole lui. Grazie. Se finissi un po' prima a fluttuare,
Oh, ragazzi, 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 ragazzi. Ragazzi, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Mamma mia. Ah, due sfere giganti. Sì. Quelle sono le palle sacre. Si chiama sfera sa palla più che non è una sfera, palla, ball. Comunque sia. Lui non si dà ancora per vinto, ma guarda, dato che è giapponese faccio a meno di leggere, no? Preferirei molto italiano o almeno inglese. Però la cosa importante è che ti ho sconfitto e sei scomparso per sempre. Ragazzi, questo è il quarto tentativo. Un, due, quarto, sì. A parte che tra un tentativo e l'altro ho scalato tipo 60 livelli. Quindi, beh, capite che insomma. Un totale di 60 livelli, quindi è fattibile anche con un livello più basso. Perfetto, sì. Batti 5, batti pugno, sono poligoni non ben definiti. Dopo che si sblocca questa parte della storia, si sbloccano anche le missioni col Gekuger Enma. Quindi col Gekuger Enma ci sono tante missioni che danno un botto in più di punti rispetto a quelle col Gekuger normali. Col Gekuger normali la missione che dà più punti dà 6500 punti e quelle per levellare sono una manna dal cielo. Però si può levellare, e secondo me è meglio, anche con le missioni che danno i pollici d'argento. I pollici d'argento servono per aumentare i parametri del giocatore. Di 2 punti, attacco, difesa, velocità e spirito. Mentre la salute è di 10, però farmarli è lunga, molto molto lunga. Si farmano con le missioni che appunto ci vogliono i biglietti SD, e di biglietti SD ne fai uno al giorno, più le varie missioni che appunto ti fanno fare i biglietti SD, ma dovrei farci un video a parte, non è questo il momento. Magari se mai uscirà in Italia o in inglese un altro let's play totale. Ma si fare lo farei proprio full immersion, spiegato nei minimi dettagli. Perché davvero mi sto studiando molto come funziona il gioco ed è fenomenale. È un gestionale, ma è fatto divinamente, tranne alcune piccole cose che andrebbero riviste, tipo questo nemico non ha logica, non ha nessunissima logica e i tuoi PG non sa come agire. È un problema. L'ho vista 4 volte sta lotta, loro non hanno idea di come agire. E muoiono sempre dopo 3 secondi che inizia la lotta. Si fanno colpire subito. Però attenzione perché sembra che la Kaia DX sia ormai sul punto di cascare. Ma l'abbiamo fermato l'altra volta, ha detto Emma. Mamma mia, sono ancora un po' raffreddato. Cioè, è una settimana che sto fermo dal non fare nulla perché sono malato. E oggi ho ancora il raffreddore. Perfetto. Ok, ci ha detto di tornare nel punto dove abbiamo affrontato Mazera per andare via. Però dobbiamo comunque salvare la Terra noi. Fubuki decide di sacrificarsi perché è una manovra che può fare anche una persona sola. E dato che lei è intelligente e capisce di sta roba, insomma. Infatti lei nella sua stanza al dormitorio è quella che ti faceva fare le craft per le medaglie e le armi. Lei praticamente è la cervellona del gruppo, sa come pilotare la Kaia DX. È stata in parte lei a costruirlo. Quindi sa come fare, è una cosa che può fare da sola. E quindi andate sulla Terra, io rimango qui. E invece noi no. Noi siamo un gruppo che deve restare unito. E quindi rimarremo tutti quanti qui sulla Kaia DX a morire. Questo è il concetto di base, però loro no. L'amicizia può superare tutto, siamo sicuri che ce la farai. E quindi Fubuki, salvaci. Aspetta, ci sta dicendo che l'energia della Terra, Gaia Energy, più andiamo lontano, più è debole. E la Kaia DX è alimentata da questa energia Gaia. Quindi dovremmo, tipo, andarcene per sempre dalla Terra? Nello spazio infinito? Con il pot. Ah, ok, quindi sta dicendo che hanno del potere sufficiente per resistere nello spazio aperto? Oddio, non è normale. Sì, sono in teoria yokai reincarnati in umani. Quindi, dato che possono anche trasformarsi, specialmente Deep Space.
Però vediamo un po', magari ce la fanno. Minna yoi wa ii ka? Se no! Uhyo! Suge kimochi ii na! Yokatta! Masaka kaereru nante! Nanto ka naru mon da na. Enna sensei! Ima o soba ni mairimasu! Omae, uchuu ni kitemo sore ga yo. Mite! Hakaiya DX ga Mazera ni meichuu shisou da yo! Kore de yatto owaru nda na. Nagakatta ne, hontou ni. Nanka, iroiro omoidashichau shisho. Sou da! Minna de mitodokeyou yo! Boku tachi no shouri no shunkan wo! Sou da na! Yoshaa! Ragazzi, audio disattivato assolutamente, perché sennò mi strikano pure il buco del sedere. Detta in modo molto poco pulita, ma ragazzi, finale mi è piaciuto davvero davvero tanto. Quindi questo era il vero finale di Yo-Kai Watch: Why School Heroes Bustling School Life, un titolo localizzato per noi occidentali. La speranza è sempre quella, che deve appunto arrivare anche qua, che poi che arrivi, facendo un attimo le considerazioni finali ragazzi, che arrivi Yo-Kai Watch 4 o che arrivi questo, io sono comunque contento, basta che arrivano Yo-Kai Watch. Quindi originariamente Yo-Kai Watch doveva finire così, questo gioco, che poi per motivi di tempo hanno deciso comunque di buttare fuori. Ma scusami, lo facevi uscire a novembre, dicembre e andava bene comunque. Comunque sia, la scena finale è stata davvero davvero bella, perché abbiamo avuto i personaggi non cibi, ma appunto a grandezza naturale. E non mi è ben chiara la storia del abbiamo il potere degli yokai e quindi possiamo fluttuare nello spazio. Non funziona proprio così, anche perché volendo che sono più vicini possibile alla Terra, l'ossigeno lì non c'è. Comunque, io ripeto, mi accontenterei anche di una traduzione inglese fatta dal team, appunto. Hanno fatto il cinese su Yo-Kai Watch 4, assumete 3-4 ragazzi che vi fanno anche l'inglese, no? Perché a sto punto, ragazzi, voglio dire, Level 5 grandi titoli che piacciono alla maggior parte del pubblico non li ha. Stanno facendo roba con i robottoni, quindi, vabbè, sì, i giapponesi vanno matti per i robottoni, per i puzzle, per queste cose così, ok. Però a Level 5 sa che se tu dai al pubblico occidentale Layton, Inazuma Eleven, Yo-Kai Watch, fai i grandi soldoni. Vedremo a questo Nintendo Direct se qualcosa ci sarà. Io ci spero, raga. Ci spero davvero, davvero tanto. La cosa che però mi lascia un po' perplesso, che mi perplime, è il fatto del level cap del nemico. Il nemico devi prendere il roll giusto di RNG, perché a volte il nemico, Mazara Titan, è il nemico più forte che abbiamo avuto finora per quanto riguarda la storia principale. Se vai a guardare le side quest, abbiamo nemici ancora più forti. Quindi io rivedrei giusto un attimino il level cap del gioco, perché un giocatore non è che può passare la vita a levellare, perché poi alla fine viene anche a noia. Io ragazzi, l'altro giorno ho tipo livellato per 3 ore di fila, ma alla fine mi ero fatto 2 scatole che non ne potevo più. Ecco qua il Gekku Gremma. Questo ragazzi, per livellare sarà una manna dal cielo, che faremo almeno 10.000 punti a lotta. O almeno spero. Eccoli quasi Elna e Elze, tutte quante riunite, ovviamente. Non è fattibile, però ok. Se il gioco dice che si può fare, noi ce lo prendiamo. Oh, salviamo? Direi di sì. Ragazzi, il video termina qui a questo punto. Ho giusto voluto fare un attimino 2 chiacchiere con voi per dirvi quello che penso del gioco, quello che penso di tutto in generale. 3 stelline le abbiamo prese. Con il terzo DLC prenderemo anche la quarta.
mi sovviene ora come si prende la quinta facendo tutte quante le missioni. È ovvio. E io le faccio? Forse, e con calma anche fosse. Io vi ringrazio per aver seguito il video. Come vedete, 73 ore di gioco spese su questa piccola perla che merita di essere importata in Italia. Level 5, lo ripeterò fino alla morte, porta questo Yokai Watch in Italia, ti prego. Come sempre in descrizione trovate il link per Instagram, ragazzi. Shoutout alla tier star dei miei abbonati, alla YouTube Start Game, sempre lui. E noi ci vediamo, ragazzi, come sempre, al prossimo video. Bye bye. La cosa peggiore è che non posso neanche un attimino staccare dal gioco, visto che devo continuare ora che ho battuto Manzera. Che bello.